Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Sono ancora traumatizzata dagli eventi di ieri. Sono le 12 e mi sono svegliata in realtà un'oretta fa, quindi ho fatto colazione, tranquilla, rilassata e ho detto, beh, lo inizio un pochino dopo, così non vi ammorbo sempre che sto qui al computer a editare il Vlogmas, perché sto facendo quello. Oggi è 16, manca sempre meno alla data X. Oggi devo fare un po' di cosine. Poi devo andare a vedere il mio regalino di Natale, come vi ho spiegato ieri. E più o meno è questo. Adesso finisco di editare il vlogmas, così sono tutta vostra. Oggi sono stata super brava, ho finito tutto in tempissimo perché sono le 2:10. Quindi metto tutto in carica e chi si è visto si è visto. Tra l'altro è venuto penso il vlogmas più lungo, che dura tipo quasi 20 minuti, ma ne sono successe di ogni. Ci ho dormito sopra, ma non è cambiata la situazione. Comunque oggi non parliamo di questo, anche perché mi sono accorta che in tutti i miei vlogmas c'è qualcosa di cui mi lamento. Quindi oggi vorrei cercare di non farlo, anche se la vedo dura. Comunque adesso parliamo di cose belle perché si va a magnà, ma purtroppo non è qualcosa di molto buono, anche se devo dire che a me piace molto, cioè le lenticchie. A me non piace la minestra di lenticchie, ma mi piacciono solo le lenticchie, quelle fatte con un po' di sughetto, sapete, così. Ecco, lenticchie col parmigiano, qualche crostino. Sto tornando di fretta e furia in camera, a parte perché tra un po' dobbiamo uscire, ma perché voglio aprire la casellina di oggi, dato che non me la sono ancora spoilerata, strano ma vero. Quindi abbiamo detto 16, eccola qui. Sembra sempre un prodotto Labbra, in teoria da fuori, esatto. E vedo anche che ha un colore un po' particolare. Allora, rossetto matte. Il nome è questo, Sorby. Ed è questo colore qua. Che figata! Un color cielo, un po' indaco, molto bello. Poi, appunto, adesso, come vi dicevo ieri, andiamo a vedere questa cosa del regalo. Anche per mia sorella. Vabbè, il suo ve lo spoilero, no? Non posso perché, tra virgolette, sono due cose collegate. Quindi mi preparo. E poi appunto andiamo. Allora, outfit di oggi, tolta il black. Ho messo anche il mio cappellino perché oggi fa freddissimo. Maglioncino nero, leggings e le mie baby. Questa è la loro seconda uscita. Logicamente non mi sono truccata. È da quando sono stata in accademia che non mi trucco più per uscire tutti i giorni. Non lo so perché mi è presa questa cosa. Adesso metto il giacchetto. Poi è arrivata anche mia nonna che deve venire con noi. Pronti per andare? Siamo nel magico negozio che forse avete intuito qual è per vedere questo regalo. Stiamo valutando appunto perché in realtà il modello che volevo io esatto esatto non c'è. Però ci sarebbe l'altra versione che nel caso va bene comunque. Costa un po' di meno quindi pure meglio. Sono appena arrivata, adesso mi spoglio e vi faccio vedere il regalo. Perché sì, è da parte mia. Perché abbiamo fatto a metà, quindi ho pagato metà io, poi un quarto mia madre, un quarto mia nonna. Quindi è un regalo per due quarti. Non so se siete psicologicamente pronti. Praticamente oggi ho pubblicato il vlogmas appunto di ieri e avete indovinato tutti. Quindi sì, non ha senso mantenere ancora a lungo il segreto. Poi vabbè, lo vedrete nel video dei regali. Poi vi faccio vedere cosa ho preso. Vi dico subito, non ho preso l'ultimo modello perché non mi interessava avere il touch bar, che secondo me è una funzione abbastanza inutile. Quindi ecco qua il mio nuovo gioiellino. Oh, aspetta, al contrario. Questo è da 13 pollici perché appunto quello nuovo da 15 c'è soltanto con la touch bar e raga viene un fottio. Visto che questo è un computer di sostituzione per quando andrò fuori, devo portare per editare in viaggio, eccetera, eccetera, ho detto non posso spenderci più del fisso che ho sempre qui e che comunque continuerò a utilizzare per l'editing. Quindi appunto questo qui che ho comprato oggi, che sarà appunto il mio mezzo regalo di Natale, lo utilizzerò come rinforzo di quello che già ho. Se per alcuni poi può sembrare eccessivo, non sapete il lavoro che c'è dietro. La cosa figa è che quello che avevo tanti anni fa, non so se vi ricordate, io l'avevo preso usato ed era appunto il mio primo computer di Apple, che poi adesso ha mia sorella, cioè ancora funziona e tutto, però logicamente per lavorarci è un po' lento. Quindi ho detto facciamo questo investimento. E quello lì era del 2009, quindi insomma abbastanza vecchiotto, quasi 10 anni fa. E infatti era la versione ancora con il posto per il CD ed era bianco. Questo qui l'ho preso grigio siderale, così per variare un pochino. Quindi adesso andiamo ad aprire, ragazzi. Vorrei inquadrarvelo, ma non so come fare. Cioè, forse se vi metto qua.
Sì, forse un po' si vede. Sono molto excited perché non ho mai avuto l'onore di un computer portatile nuovo. Li ho sempre presi usati. Andiamo con l'apertura. Eccolo qua, il baby. Ecco qui il computerino che poi andrà comprato alla custodia e tutto quanto. Vi rimetto qua così si vede bene. Si sta accendendo. Giorgio, invece vuoi dire cosa ti sei comprata? Una cosa che anch'io, ragazzi, e che vi cambia l'esistenza, quindi è doveroso avere iPods. Eccole qua. Vai, tu non l'hai ancora aperte? No, le devo aprire con calma. Le devo aprire con calma. Abbiamo cavetto, poi qui ci sono tutte le varie istruzioncine. E questo è il caricatore, che in realtà quello è quell'altro. Pensavo avessero migliorato, che sia una papagna tanta, invece no. La cosa strana sarà passare da il Magic Mouse dell'iMac a di nuovo alla tastierina. Stiamo connettendo alla rete wifi. Sta configurando l'account di iCloud e finalmente si sta per accendere. Gwenda intanto si è fatta una dormita e qui si sta per accendere. Dun 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 dun. Com'è cute, ragazzi, questa postazione un po' pazzesca. Adesso ci gioco un pochino, mi personalizzo tutta l'icona, lo sfondo, anche perché su questo computer non c'è nulla, quindi devo passarmi le cose importanti da questo qua. Comunque ho parlato troppo presto perché mi si sono trasferite tutte le cose che avevo su questo anche di qua. Strano ma vero, quindi bene. Credo di aver appena scoperto qual è la funzione dell'altro ingresso, oltre a quello del caricatore. Forse una presa USB magari, oppure per inserire la schedina. Cioè, questi ti devono far comprare un aggeggio in più per attaccarlo. Cioè, dove si dovrebbe comprare questo aggeggio? Su Apple? No, vabbè ragazzi, io sono sconvoltissima. Allora, secondo questi pezzi dovevi comprare questo 45 bombe soltanto per la schedina SD. E c'è solo quello. Noi gli USB non li utilizziamo, logicamente. Quindi io penso che pure se ne è originale, raga, mi piacerà questo. Cioè, USB, doppia chiavetta, direi che conviene. Voi fatemi sapere come vi siete organizzati, io aspetto di sapere voi e poi vedo quale acquistare. Perché, cioè, mi sembra assurdo. Su Amazon c'è questo con tre ingressi, ma che ci devo fare con l'ingresso HDMI? Scusate se sentite la voce, è mio padre che canta. Quindi questo di Apple, ciao proprio, non c'è sta niente. L'unico è questo, sul sito di Mini The Box, che io ci compravo tipo un botto di tempo fa. Tanto voi scrivetemi. Praticamente sono le 9 quasi. Siamo stati qui a guardare le foto sull'hard disk, foto vecchie di viaggi, oppure tipo anche dell'anno scorso, di un anno fa. Tutti i video di Gwenda, perché io sono un po' fissata e le faccio foto a oltranza, video, e poi me li salvo sul computer. Il computer, tra l'altro, non è che ho finito di settarlo, cioè l'ho lasciato così e ci siamo messi appunto a vedere le foto. Vi dico, siamo tornati verso le 6:30, sono appunto le 9 quasi, e io ho ancora le scarpe ai piedi e devo mangiare, infatti sto un po' morendo di fame. Prima mi ero portato i biscottini da mangiare mentre stavamo lì al negozio di elettronica. Piadina. Ecco la mia con la sottiletta, quella messicana e quella normale. Poi ho fatto uno scramble con le verdurine dell'altro giorno e l'albume. Insalatina che sto lavando. Aspetto che si scioglie e assemblo tutto. Allora ragazzi, ho smangiucchiato. Adesso come sempre mi sono buttata per terra, perché ho un letto, un divano, ma il mio posto preferito è sempre per terra. In più c'è questo bellissimo background con i panni stesi sul termosifone. Ma so che voi apprezzate anche questo mio lato un po' più casalingo, casareccio, non so bene come definirlo. Adesso sto vedendo le cose da buttare, tipo questa scatola del computer, che tanto era solo l'involucro. Penso proprio che lo butto. Magari ci tolgo questa etichetta di lato che dà qualche informazione. Poi le scatole vanno sempre tenuti di questi cosi. In più ci ho pagato anche la garanzia, perché non si sa mai, sostanzialmente io ho la garanzia su tutto. Non fate come ha fatto mio padre, che quando io ho comprato l'iMac, quindi quello fisso grande, lui pensando che la scatola fosse inutile l'ha buttata. Quindi io mi sono persa tipo un sacco di dati del computer, che fortunatamente poi ho ripreso. Ma lì per lì c'è stato un po' un momento di panico. Tra l'altro sono quasi le 10 e non so perché, sono 3 giorni che ho mal di testa. Sarà che dormo poco. Tra l'altro
l'altro domani mi devo sempre svegliare presto perché devo andare dalla podologa. Praticamente io, sì, oltre a soffrire della mia cosa al fegato e gli occhiali e questo e quell'altro, soffro anche di un'unghia incarnita. Non ci facevo mancare nulla. Quando ero più piccola ci andavo molto 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 più spesso, mentre adesso ci vado una o due volte all'anno, giusto quando mi dà più fastidio, e quando c'è il cambio stagione mi dà un sacco fastidio, soprattutto d'inverno. E probabilmente mi passerà anche il mal di testa, perché è un po' come i denti, che quando hai mal di denti ti viene mal di testa, oppure quando non ci vedi bene ti viene mal di testa. Adesso non so se anche scientificamente sia collegata all'unghia del piede, però io la vedo un po' così. Tra l'altro stasera mi butterò sul letto con il mio PC, molto carino, e mi vedrò una puntatina di Legacies, che moltissimi mi avete chiesto come si scrive, quindi io ve lo scrivo qua adesso in sovraimpressione, che appunto è lo spin-off dello spin-off di The Vampire Diaries e rispettivamente di The Originals. È molto bello, mi sta piacendo tantissimo. E poi volevo chiedervi un consiglio, voi che siete stra mega iper esperti di tecnologia più di me. Il computer questo qua nuovo ha lo schermo praticamente condiviso tra virgolette con quello fisso, ma io vorrei che fosse semplicemente un computer a sé. Cioè ad esempio quando apro qualcosa su questo me lo figura anche sull'altro, cioè è una noia. Quindi vorrei sapere se c'è un modo di scollegarli. Non so, magari se devo uscire da iCloud forse. Fatemi sapere qua sotto se conoscete un modo, perché io vorrei che questo fosse un computer e quello fosse un computer, ok? Invece mi si sono collegati, non so perché, non so per come. Allora ragazzi, praticamente le comiche, sono stata sdraiata un'ora nel letto perché mi era preso un crampo alla gamba. Sono stata mezz'ora buona a ridere da sola. Il crampo è partito tutto da una cosa che mi era cascata per terra. Per prenderla mi sono chinata velocemente. Già da stamattina mi faceva male la gamba destra. Mi sono chinata e sono rimasta incriccata. Mi sono buttata sul letto e sono rimasta così un'ora. Ho avuto adesso la forza di alzarmi e prendere la macchinetta che era praticamente giù, l'avevo lasciata. E non potete capire... Cioè, mi viene ancora da ridere a pensarci, perché è proprio una cosa stupida. Tutto questo è successo perché io l'altro giorno non ho fatto bene stretching dopo la lezione. Adesso mi alzo e faccio tipo qualche girettino qua in camera. Poi prendo questa spazzolina e tolgo un po' di peli dal copriletto. Che Gwenda ne sta perdendo oltranza. Poi stavo impazzendo perché sto cercando di scaricare Final Cut sul computerino, ma non riuscivo a farlo, cioè non riuscivo a trovare un link decente. Poi logicamente tempo che l'ho trovato non prendeva internet, perché questi giorni ci sono un po' di problemi. Ciò vuol dire che ci proverò domani. Questo vlog di oggi non mi ha soddisfatta, ve lo dico sinceramente. Quello di ieri invece mi è piaciuto un sacco, era dinamico, facevo, parlavo eccetera. Oggi è proprio moscia. Spero comunque a voi sia piaciuto lo stesso stare in mia compagnia, solita frase chiusura di vlog, però è la verità, cioè quello che sento è quello che vi dico. Quindi se il vlog vi è piaciuto comunque thumbs up e iscrivetevi se ancora non lo siete, e noi ci vediamo nel vlogmas di domani. Ciao.